E ragazzi, Spezia Milano, una squadra che in un modo o nell'altro 3 punti col Milan ogni anno li fa, all'annata l'abbiamo fatti noi, quindi potrebbe anche essere che qualcosa ci stanno incartando. Quart'ultima di Serie A, per fortuna ragazzi, perché sto campionato mi sta proprio disintegrando moralmente. Dobbiamo assolutamente beccare la qualificazione in Champions League, mi sembra d'obbligo. Oggi vedo una partita molto ostica, vedo una partita molto tattica. Giochiamo con una squadra in zona di retrocessione, ciò significa che questi staranno in 14 dietro la linea della palla e sarà difficilissimo riuscire a sfondare, e giocheranno principalmente di contropiede. Quindi ormai ho imparato, dopo Empoli, dopo la Cremonese, dopo la Salernitana, dopo il Torino, dopo tantissime squadre, ho imparato che questi non adotteranno altra tattica che questa. Per fortuna Pioli non ha fatto il turnover, anche perché la semifinale di Champions League ormai è andata, usciremo sicuri, quindi è inutile fare il turnover per perdere oggi e perdere mercoledì. Almeno proviamo magari 1-0 a vincere oggi e poi mercoledì salutiamo la Champions come meglio riusciremo a fare. Si è rotto anche Krunic, che nelle ultime partite, soprattutto contro Napoli, mi era anche parecchio piaciuto. Gioca Popega, che secondo me ultimamente arranca parecchio, a parte gol a Bologna c'è molto da lavorarci su questo ragazzo. Gioca Origi esterno sinistro, giustamente per non rischiare Leao, però io dico sempre che turnover o no turnover, tu contro queste squadre devi, hai l'obbligo di vincere. Se poi questo non sarà, cosa molto probabile, io non so cosa dirvi. Non c'è molto sulla La Spezia, state vedendo la preview di FIFA, tra poco il pronostico. E ragazzi, ne approfitto anche per dirvi che ci sarà esattamente lunedì mattina un'altra missione di GTA 5 sul mio canale. La live reaction ovviamente esce sempre il giorno dopo. Vi invito a vedere, lo dico da postumo, il post partita di ieri, perché ripeto, non sono molto fiducioso su sta partita, spero poi di poter cambiare idea. E se devo fare un pronostico, non saprei dirvi benissimo chi vince o chi non vince, però dovesse vincere il Milan, al massimo 1-0 oppure 0-0, 1-1, 1-0 per lo Spezia. La vedo una partita molto stronza questa. Purtroppo sono partite che il Milan dovrebbe sbloccare dopo 20 minuti, cosa che non ha mai fatto, e quindi poi a volte va a finire come è finita con l'Empoli, col Bologna, con tutta la carriera per squadre che ho detto prima. Detto questo ragazzi, pronostico. E ci siamo, inizia Spezia Milan, 35esima di Serie A ragazzi. Tonali, destro palo! Secondo palo consecutivo per Tonali. Dopo quello nel terzo. Certo, c'è una sfiga Tonali ragazzi. Cioè, adesso che ha di merda, cioè, scusate, che palle. E il bello è che Tonali ce l'ha anche il tiro, no? Numero 10. Vabbè, sono in 11 dietro pallone, come tutte le squadre che affrontano il Milan. Giustamente ragazzi, come tutte le squadre che devono giocare contro il Milan, dalla decima in giù, in 14 dietro il pallone, anche l'allenatore ci si mette da una mano. Tanto ormai siamo abituati a prendere gol da palla inattiva. Popega a Spezia fece una grandissima stagione, me lo ricordo. Al Torino un po' meno. Allora gira.
su Dronkowski. Perché il Torino fece bene, ma ha faticò di più rispetto a Spezia. Nelle ultime 15 partite lo Spezia ha fatto un clean sheet solo. Vuol dire che ha subito gol 14 volte. State a vedere oggi, state a vedere oggi che succede. Mentre fuori il pallone, ma di poco. Prendias. Rezza per il cross. E Zanzola, ai. In questo caso, si sveglia lo Spezia adesso, Messaggio, lo so, non ti preoccupare. Di impattare la palla. Non hanno finito qui. Il loro lavoro non è finito qui. Origi, Rebic, ma baci, no? No, gli applausi di Tonali. Teo Hernandez, che ha quasi visuale della porta, prova ad andare in mezzo, non esce. Lì, no! Con un rimpallo sulla coscia. C'è le Mackers. No! Arriva Kier, rinvio dal fondo per lo Spezia. Poi volete andare in finale di Champions League, no? Se fate queste azioni confusionate che non fanno paura manco allo Spezia, dove volete andare? Lo schema ha funzionato finché non ha agganciato la palla di Hernandez, dopodiché piripi, piripa, piripi, piripigli, piripagli. E la palla ovviamente impossibile. La prende Dronkowski, se la mette sotto braccio e se la porta a casa, no? Cioè, se arriva a Hernandez e torna indietro, Calulu, Tomori, piripi, piripa, barabobba. Raga, Pobega ci ha fatto tipo 2-3 falli in 22 minuti. Frustrante, eh? Contro il piede del Milan ne sono già tipo 6 dietro la linea del pallone. Sale Mackers, buono. Tonali. Rebic! Sono posti in 4. Hernandez. Madonna, cosa ha preso Dronkowski. Peccato, la centrale. In 11 dietro la palla. Lancio lungo. E così la partita finirà. Il pressing, devo dire, 0-0. 1-0. 1-1. Lui dovrebbe giocare. Come deve finire questa partita? E come la Cremonese? E come l'Empoli? E come la Salernitana? In 14 dietro la linea della palla. Anche loro hanno preparato la partita uguale a tutti gli altri. Ah, sì. Grande libertà. Amian, sveglia, sveglia, cazzo. Voi volete andare a giocare con la Juve così? Contro uno scarica, guarda, tre Avete capito cosa stavo cantando? E anche oggi, signori, si vince domani. Buravia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, Calulu. Ma che, a che sport stai giocando, Calulu? Cioè, spiegamelo, a che sport stai giocando? Zola, Rezza. Sì, ma basta, richiedersti falli di mano. Basta, hai rotto il cazzo. Dai, retto la schiena, su, non rompete le palle. Non puoi far correre Righi come Leao. Non puoi fare lo stesso gioco che fai con Leao. Perché Leao quella palla te la piglia. Fisico di Burabia. Riesce però solo a disturbare leggermente Hernandez. Prova al tira. Sinistro Pobega, un po' sorpreso. Dronkowski ci mette come Dragoschi. Una mano. Poi Wisniewski. Altro fallo di Pobega. Lo togli. Pobega è una furia e lo vedete semplice. Lo togli. È stato concesso. Lo togli. È inutile. Lo togli. 44esimo, partita noiosissima. Vabbè, come l'avevo pronosticato io. Fino al primo tempo, Sarei Mackers a terra. Vabbè, tanto ormai uno più, uno meno rotto. Ci vede il secondo tempo. Ma qui, ragazzi, la vedo male, male, male. Grazie, Milan. E si va, ragazzi. Secondo tempo, vediamo come dobbiamo annoiarci questi altri 45 minuti. Vabbè, speriamo di no, però. Insomma. Conoscendo i miei polli, sapete, no? Conoscendo i miei polli, sapete, no? Perché o lo trovi davanti o dietro. Rezza, prova ad andare. Rezza, oddio, tra un po' già si ci arriva. A rimorchio, madonna, tra un po' Zola fa con la porta vuota. Si difende il Milan, è arrivato dai due lati lo Spezia. Partito forte lo Spezia. Look into my eyes. Si piglia gol. Gomita, nessuno controlla questo pallone. Attenzione. Arriva Esposito, prova a sistemarlo. Esposito. Rezza, ce l'ha sul mancino. Rezza. Lo sporca, Maignan lo prende. Madonna, ragazzi. Molto pericoloso dentro l'area con tanti uomini, però difetta poi nella. Ma cosa mi tocca vedere? Prendere quella palla e calciare verso. Ma Tonali! E cazzo! Contro lo Spezia, cazzo! Contro lo Spezia! E ogni anno c'è da regalargli punti allo Spezia, No, ma facciamogli fare quel che gli pare, Brahim Diaz è buono. Primo segno della sua partita. Brahim Diaz in area di rigore, sbilanciato dai. Sì, ma non puoi fare come Lautaro Martinez in Champions League. Cartellino giallo per le proteste troppo plateali di Brahim Diaz. Non puoi fare come Lautaro Martinez in Champions League, che al minimo contatto si butta in terra. Sia uno che l'altro. Se invece di buttarvi per terra calciavate, l'Inter stava 3-0 e il Milan stava 1-0. Invece no. Brahim Diaz, Rebic, ovviamente, che cazzo è? Brahim Diaz
Diaz, tunnel, passaggi, fraseggi. Il passaggio, una cagata di merda. Un gesto di stizza. Fantastico. Ma ce la fate a crossare sulla testa dei compagni? Cioè, a me non mi pare una cosa difficile. Cioè, un Vichiedo di far gol in rovesciata, gol da centrocampo. Vichiedo di crossare sulla testa dei compagni. Cioè, fino adesso non l'ho. Sulla cazzo di testa dei compagni. Ci stiamo prendendo 45 gol al mese. Con gli altri che crossano sulla testa dei compagni. Cioè, basta copiare. Basta copiare. Non serve. Basta copiare. Copiare. Zola che ha addosso Tonali. Arriva anche già. Zola. Burabia. Madonna, tra un po' fa gol. Va sopra l'incrocio dei pali. Sta giocando bene lo 55 minuti non si è tirato. Nice. Pallone già. Brian Diaz chiude il triangolo. Brian Diaz. Tonali. Il Milan. Tonali. Brian Diaz. Da Brian Diaz contro un gol. Palo. Esce dallo specchio della porta. E Brian Diaz. Ancora una volta un giocatore come Tonali che trasforma la. Poteva anche servire Rebic, proprio c'è, al di là del fatto che siamo effettivamente scarsi, perché è inutile nasconderlo, facciamo anche le scelte sbagliate, perché non è possibile che non si segni mai. Cioè, il Torino segna, la Salernitana segna, l'Empoli segna, la Cremonese segna, giusto la Sampdoria non segna, e il Milan non segna. Tonali ci aveva, Tonali poteva tirare, poteva servire Brian Diaz e poteva servire Rebic. Ha servito Brian Diaz, ok. Ma Brian Diaz non puoi andare a tirare da quella posizione lì. Non puoi. Hernandez, fai qualcosa. Cagare. Fai il mancino. Una parabola. Vabbè, gara di testa. Oh, vabbè, si è tirato. Ho trovato anche lo schermo. Cioè, ma vi rendete conto che siamo passati da vincere uno scudetto ad essere contenti se tiriamo? Cioè, è con questo che io voglio svegliare. Perché poi quando vinciamo, tutti bravi, no? Siete come che forza Milan, il Leo è devastante, Hernandez è devastante, l'abbiamo arati. Poi quando non si vince come oggi, allora si comincia a meditare sui problemi. Poi c'è chi i problemi non li vuole vedere e chi invece come me i problemi li vede piuttosto evidenti. Lì Tonali tira. Ma come cazzo tiri, figliolo? Perché se per voi un gol in tre partite contro tre squadre dalla decima in giù, se per voi va bene. Se le Makers, guardate lì. Cioè, capito, se le Makers gli fanno fallo, mentre gli fanno fallo fa fallo lui, capito? Come siamo stupidi. Io a questo punto mi viene da dire: vuoi continuare con Pioli così anche il prossimo anno? Se a te sta bene, ce la facciamo andare bene per forza. Che bisogna di. Tanto non siamo noi nella dirigenza del Milan, non siamo noi i giocatori, non siamo noi gli allenatori, quindi doveri. Che c'è da fare? Ecco, entra Zurkowski, sto qua è molto forte. Sono quei giocatori che giocano ovviamente in squadre minori, quindi tu magari non te ne accorgi, ma è molto forte. Ah, fuori De Hernandez, dentro, ballo Touré. Ecco, se già non vincevamo a cose normali, adesso ha maggior ragione che non si vince, fantastico. Ovviamente la Lazio ha pareggiato, l'Atalanta ha pareggiato, che facciamo? Non pareggiamo e perdiamo anche noi, ma certo. Certo, Kalulu è un'altra palla persa. Prova a sterzare all'interno del campo, il pallone lo tiene poi. Ha perso un'altra palla come contro a Roma. Mo si prende gol, mo si prende gol, mo si prende gol, mo si prende gol, mo si prende gol. Isola le mani di Maignan. Ha perso un'altra palla di Keter come contro a Roma, uguale. Per fortuna non c'è Abraham lì davanti. Tolto il pallone di Tonali, l'occasione più chiara è loro. 67 minuti. Canti di semplice. Jasi usa il fisico, la sposta per Rezza che guarda in mezzo, trova Ekdal. Ekdal, esterno della rete. E gli sbarra la strada, era andato dentro ancora una volta. Madonna, cioè, ma è possibile? Ha fatto due cambi, ha fatto due cambi, ha fatto più danni di quando fai titolari. Ha fatto due cambi, ha fatto più danni di prima, Pioli. Ho capito che c'è il derby di Champions, ma che cazzo lo metti a fare, ballo? Touré, mi spieghi che cazzo lo metti a fare? Madonna, ma io cosa sto vedendo? Cioè, ma è il Milan questo? Pioli, è il Milan questo! Pioli! Maldini, è il Milan questo! Non è il Milan! È una merda questa, è una merda! E che cazzo! Fuori anche Brian Diaz, che era il migliore finora, insieme a Tonali. Track. Ma fate finire sta partita per favore. Va bene anche 0-0. Tanto ormai io con voi ci ho perso le speranze. Non riusciamo più a vincere due partite di fila. È incredibile.
non riusciamo più a vincere due partite di fila. Cioè, io non lo so. E se non vai in Champions League perché hai fatto 6 punti solo col Monza, ti sta bene, perché ti sta bene. Perché io, se l'unica squadra con cui fai punti è il Monza, ti manderei in Serie B. Non ti manderei neanche l'Europa League, ti manderei in Serie B. Vedete la prossima con la Sampdoria, che ha fatto 20 gol soli in campionato. Vedrete poi quando vengono a Milano. Vedrete. Vedete come segnano l'ultimo questi qui. Esposito con Maignan, che non è palo, gol. E poi tapete. Lo sapevo. Cosa ho detto prima del calcio d'angolo? È giustissimo così. Altro gol da palla inattiva. Seconda partita di fila che si prende gol da calcio d'angolo. Grandi così. Tomori non si sa cosa cazzo stia facendo. Si prende la marcatura, fa così. Ballo Touré. È voluto mettere Ballo Touré. Adesso te lo puppi Ballo Touré. E le sue marcature di merda. Guarda lì. Manco ci prova a saltare. È partito liberissimo da dietro. Ballo Touré fermo. Ballo Touré fermo. Ballo Touré fermo. E sapete cosa? Ve lo meritate l'Europa League. Ve la meritate. Perché non vi farei giocare nemmeno quella. Perché non vi farei giocare neanche l'Europa League il prossimo anno. Era 20 minuti che stavano martellando i coglioni. E noi non fare un cazzo. L'avete voluto? Eccolo! Mi raccomando, Pioli sulla panchina del Milan il prossimo anno. Piena fiducia a Pioli il prossimo anno. Maldini, ti sei accorto a maggio che non è una squadra. Te ne sei accorto a maggio che non è una squadra. Ti ci ha voluto la semifinale di Champions League per capire che non hai una squadra. Che hai fatto una squadra col culo. Che hai vinto uno scudetto e comprato un giocatore. Uno. Mi raccomando, Pioli sulla panchina del Milan il prossimo anno. Pioli, mi raccomando. Cioè, Andrea ha dato una palla a Ballo Touré. Sto qua gli ha girato intorno, ha aspettato che uscisse e l'ha crossata. Ti rendi conto, Pioli, di chi hai messo in campo? Di chi cazzo hai messo in campo stasera? E come sempre, tra il 70esimo e l'80esimo, come contro la Cremonese, si prende gol. Come contro la Salernitana. Pioli, fai le partite tutte uguali. Non c'è neanche soddisfazione più nel guardarle. Wisniewski, ma chi cazzo è Wisniewski? Cioè, prendiamo gol da gente che neanche conosciamo. Prendiamo gol da gente che non sappiamo chi cazzo sia. Pioli! C'è un calcio di punizione per lo Spezia. Vediamo se prendiamo un altro gol. Anche da lì. Tanto ormai di palla attiva ne siamo espertissimi. Mi si è scaricata la luce, tanto. Il filtro di sostanza di difesa. Può provare. Ci va Esposito. Si prende gol da Esposito. State a vedere. Calcio di punizione. State a vedere. Va Salvatore Esposito. Vai! Eccolo. 2-0 per lo Spezia. Spettacolare punizione di Esposito. Noi quant'è che non facciamo gol da punizione? Primo gol in Serie A. 2 anni. Va bene così. Sentite l'audio? È sparito? Ok, basta. Va bene così.